Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Allora, mi scuso prima di tutto per la mia mini assenza che ho fatto in questi giorni, ma purtroppo il mio computer si è rotto e mio padre ancora non me l'ha portato bello e aggiustato. E allora, siccome mi mancavate troppo, ho deciso di fare un bel video lungo, lungo, lungo senza editarlo. Quindi praticamente di pubblicarlo dal cellulare direttamente su YouTube e quindi voi vedrete tutti i miei errori, tutte le gaffe così live. Perché non potrò né editarle, né tagliarle, né cancellarle dalla faccia della terra. Quindi, insomma, questo video sarà il disagio. Benissimo, iniziamo. Questo è un mega gigantissimo book haul. Ma in mia difesa posso dirvi che uno me l'ha mandato una casa editrice e alcuni sono stati scambi e dei regali, quindi non è proprio un danno, no? Va bene, iniziamo. Il primo libro che vi mostro mi è arrivato stamattina ed è della Multiplayer Edizioni I Cavalieri del Nord di Matteo Strucul. Ma non so se si dice così, prendetela per buona. La copertina è questa qui, uno spettacolo di copertina. Dan dan dan, nessuno ve l'ha fatta vedere sotto sopra, diciamo la verità. La costa è così e questo è dietro con questi bei tre luponi. È un bel mattonazzo bello da tenere per leggere. E il costo di copertina è di 16,90 € per 419 pagine. Vediamo se ho detto giusto. E infatti no, per 433 pagine. Dentro è lo spettacolo, c'è lo spettacolo. Adesso vi faccio vedere. Già aprite la prima pagina e voi dite: Dandarada, che cartinozza, c'è spettacolo. Dentro è nero, così semplice, con la scritta bianca, ma ci sono dei disegni qua dentro che dovete comprare questo libro. Bene, allora ve ne faccio vedere qualcuno. Vediamo se lo trovo così. Eccolo, questo è stupendo. Bello, spettacolo. La trama è molto interessante, infatti dovevo averlo per forza. Ho chiesto alla Multiplayer di inviarmelo perché la trama mi ha davvero colpito e quindi devo leggerlo assolutamente. Poi farò la recensione sul canale. Poi ho preso su Vendo e Scambio Libri di Facebook un librone, anzi sono tre libroni, perché è una trilogia che ho sempre voluto acquistare, ma acquistati singolarmente costavano troppo, mentre l'ho trovata a 14 € se non mi sbaglio, tutti e tre i libri su questo sito. E quindi ho preso La Corporazione dei Maghi di Trudy Canavan. Questo è il primo. Il secondo è La scuola dei maghi e poi l'ultimo, Il segreto dei maghi. Questi bei tre libroni, perché sono belli cicciotti, li ho presi appunto a 14 € e pensare che un solo libro costava 18,60 € ho detto affaroni. È una trilogia proprio fantasy, quei fantasy, proprio fantasy con la F maiuscola, perché è proprio un classico secondo me da leggere. E io amo, mi mancava un po' questo tipo di fantasy bello, il classico. E quindi ho deciso di acquistarla. Se voi l'avete letta, fatemi sapere perché a molti è piaciuto, però alcuni non è piaciuto, ovviamente. Però non ne ho sentito tanto parlare in giro, effettivamente. Se voi l'avete letta, fatemi sapere. Poi, questo invece è uno scambio, sempre fatto su Facebook, ed è la tredicesima storia di Diane Setterfield. Questa è, l'ho pagata, aspetta, non c'è scritto, no, però sono sicura di averlo, no, non l'ho pagato perché questo è uno scambio, scusa, però non c'è il prezzo di copertina qua dietro, quindi non saprei. In ogni caso, ho sentito parlare di questo libro da Anita Book, la dolcissima Anita Book, e siccome mi fido moltissimo dei suoi gusti, ho deciso di prenderlo in scambio e non vedo l'ora di leggere anche questo. Poi,
Oh, che faticaccia non stoppare il video, posso soffiarmi il naso, cioè è il mio ABC dei video, una bella soffiata di naso, ma non importa. Continuiamo con Le streghe di Swan River di Mary Stuart Atwell. Questo libro mi ha colpito tantissimo per la trama, poi i colori della copertina sono spettacolari, vabbè. E la trama, ve le leggo un pezzettino, dice: se hai 16 anni e vivi a Swan River, o sei una donna o sei una strega. E dietro dice: c'era qualcosa nella nostra città nascosto tra i boschi delle colline, in fondo alle valli dove le fattorie marcivano pian piano, qualcosa di oscuro che ti entrava nel sangue e non ti lasciava più. Fa un po' ansia questo, però mi piace. Dunque, questo è il costo di copertina, è di 17 euro, ma io l'ho pagato a 6, no, 7 euro. Sì, l'ho preso da una ragazza su un vendo scambio libri. Devo leggerlo. Lo stavo adocchiando da un pochettino in libreria quando l'ho trovato in scambio, cioè su Facebook. L'ho preso. Questo libro invece già l'avete visto nei preferiti del mese ed è Bellezza crudele di Rosamund Hodge, credo ormai. Anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Il prezzo di copertina è di 9,90 se non mi sbaglio perché qui l'hanno coperto. Però io l'ho pagato a 5 euro sempre su Facebook perché dovete sapere, cioè, lo sapete già, ma su Facebook ci sono delle pagine e c'è scritto vendo e scambio libri dove tutti vendono i libri oppure si scambia, cioè, e io prendo tutto da lì ormai. Sono pochi gli ordini che faccio su Amazon o che compro in libreria. Questo però l'ho preso in libreria ed è Il primo bacio a Parigi di Stephanie Parkins. Lo stavo cercando da una vita questo libro, però non l'ho trovato nella prima copertina, quella dove c'è la Torre Eiffel e lei sdraiata, stravaccata sull'erba. L'avrei voluto, però anche questa copertina mi piace molto perché è rosa e verde, pam, subito si vede in libreria. Nulla è carino, questo macaron. Ovviamente sapete tutti di che cosa parla questo libro, solo io ancora lo devo leggere. Ma aspettavo fosse più sottile, invece è un bel mattonazzo al costo di 12,90 euro. Devo prendere anche il secondo, che è Il primo amore sei tu. Vedi, dico Il primo amore sei tu e entra. Dan da da, che non posso nemmeno stoppare il video. Quindi fatti vedere, caro, vieni, vieni. Così. Vabbè, guarda io. È un pezzettino che è qua. Che facevi? Che facevi di là? Stavo su Facebook. Con chi? Ma questi occhietti verdi. Ora va, devo continuare. Hai qualcosa da dire su questo libro? Dov'è la mia borsa? La tua borsa. La terra. Questo è tutto ciò che ho da dire su questo. Ma stai gattonando. Perché Comunque. sto in pigiama e non mi voglio far vedere. Che scemo. Comunque questo libro veramente l'abbiamo cercato mari e monti e ti ho ossessionato per questo libro, vero? Sì. Me lo volevo far ordinare su Amazon, ma Ma tutti costava gli altri. troppo, ma un casino. Alla fine l'abbiamo trovato in libreria, quindi lo dovevo prendere. Questi due invece siamo andati ultimamente in libreria da Troni, perché anche Troni a Napoli almeno c'è la libreria gigante. E ho trovato questi due libri che avevo in wishlist da un po'. Il primo è, non fare rumore, gli spiccioletti, La piccola bottega dei sogni di Fiona Harper. Questo fa molto stile Natale, così bello. È davvero una copertina bellissima. È molto sottile il libro, al costo di 12,90 euro, però lo desideravo troppo. E la trama è molto carina, molto una storia romantica natalizia e avevo troppo voglia di averlo. Questo libro, non trovi? Bravo, bravo. Dietro dice: Nicole Harrison sta pianificando la proposta di matrimonio del secolo. Peccato che non sia la sua. Un romanzo dolce e divertente come la sua eroina. Amore a prima lettura. Se proprio dovevo averlo. Ciao, io vado. Ciao. Addio.
Che qui com'è carino, amo questo libro, devo leggerlo. Appena viene Natale, c'ho 300 libri da leggere, stile natalizio. Anche un altro c'ho, però non so se ve lo fa... c'ho col fischio. Non so se ve l'ho fatto vedere questo libro, lo prendo, aspettate. Mia libreria. Allora, non so se vi ho fatto vedere questo libro, ma è Appuntamento sotto l'albero di Carol Matthews. Qui dice, dall'autrice del bestseller Un regalo inaspettato. Non so se ve l'ho fatto vedere, mi pare di no. E siccome sta venendo Natale, io sto comprando tutti questi libri in stile natalizio. Davvero, sono pazza! Cioè, io a Natale leggo Harry Potter e poi devo leggere tutti questi libri un po' stile natalizio. Poi questo è davvero natalizio, cioè è rosso, vabbè. E c'è un albero pieno di aggeggini, scarpe, cose, non lo so. Però era così tenero anche questo che l'ho preso. Viva il Natale! Cioè, vicini, non è Natale! Cioè, bene, non posso tagliarlo. Povera Italia. Un altro libro che vi faccio vedere è Sei il mio sole anche di notte. Sì, di Amy Harmon. Questo dolcissimo libro l'ho comprato al costo di 9,90 euro, sempre della Newton Compton Editori. Questo libro l'ho visto in un book haul, se non mi sbaglio, di Enid Bed, perché sì, l'ho visto da lei, ma non so in quale video. Comunque ne parlava talmente bene che ho deciso di acquistarlo. Effettivamente ho letto la trama e mi ha particolarmente coinvolto. Allora l'ho preso l'altro giorno in libreria con Luca. Parla di questo ragazzo bellissimo, sapete, il classico ragazzone, che parte per la guerra e torna trasformato dalla sua esperienza. È sfigurato nei lineamenti e profondamente ferito nell'anima. E ci sarà questa ragazza che non so se lo corteggiava prima, gli è sempre piaciuto, non so niente davvero, però mi sconfinferava l'idea di questa ragazza che si innamora di questo ragazzo sfigurato in volto, che torna dalla guerra, sicuramente sarà proprio nell'anima stravolto, e quindi mi sono fidata del giudizio di Enid Bed e l'ho preso anch'io. Qui c'è una pilona di libri infinita, veramente, mi scuso con tutti. Siamo arrivati agli ultimi due libri, ma mi lascio il meglio per ultimo. Il penultimo è Witch e Wizard, il nuovo ordine di James Patterson, non so, e Gabrielle Charbonnet. Eccolo qui. Questo è il primo libro di una trilogia, se no di quattro libri, perché mi pare che è da poco uscito Il Bacio, che è il quarto libro di questa serie. Dice qui dietro: tre uomini armati emersero dall'oscurità. Tu, Wisteria Algood, seguimi, esordì uno di loro, indicando la ragazza. Il nuovo ordine ti prenderà in custodia fino al processo. Sei accusata di stregoneria. Questo bucol è molto fantasy, VS stregoneria, eccetera, eccetera, perché ormai lo sapete, amo tutto ciò che parla di magia. E quando escono questi libri non posso farmeli sfuggire. Ho ordinato, allora, questo l'ho preso su Vendoscambio Libri, mentre gli altri li ho ordinati sì, in libreria, perché li voglio avere tutti, e quindi mi prenderò gli altri tre. Appena mi dicono che sono arrivati, li vado anche a prendere. Questo è il prezzo di 14,90 euro, però questo l'ho preso su Facebook a 7 euro. Siamo arrivati all'ultimo libro, che è il meglio del meglio del meglio del meglio, ed è Le figlie del libro perduto di Catherine Howe. Questo libro ha una trama spettacolare, parla di streghe ed è stato un regalo della dolcissima Angela Cannucciari.
Io ti adoro, Angela, ma ti adoro veramente, ma non perché mi hai regalato il libro, ma proprio per il gesto dolcissimo che hai fatto. In questo mondo, ragazzi, nessuno dà senza voler ricevere qualcosa in cambio. Io mi batto proprio per dare senza voler ricevere per forza qualcosa in cambio. Amare e basta. Questo libro è il segno che al mondo esistono persone che amano, punto. E io adoro Angela perché davvero è stata dolcissima inviarmi questo libro. Ti ringrazio tantissimo. Ho il raffreddore, scusate, mi sto emozionando. Comunque, questo bellissimo libro parla dei processi di Salem e quindi. Cioè, qui dietro dice: i processi di Salem sono stati spiegati in molti modi, disse Connie, ma io li vedo come l'ultimo sussulto di religiosità calvinista. Furono anche l'ultima esplosione di rilevante isteria da streghe in tutto il Nord America. Il panico di Salem segnò la fine di un'era che aveva le sue radici nel Medioevo. Un'analisi molto approfondita, commentò il professor Chilton, sempre nel suo tono divertito e impertinente. Ma non hai mai preso in considerazione la possibilità che le accusate fossero semplicemente colpevoli di stregoneria? Vabbè. Cioè, questo è proprio il classico libro che volevo da una vita, davvero, ma non sapevo dove, cioè il titolo, dove acquistarlo, perché proprio questi sono i libri che ho sempre voluto leggere, ma in tutto, come tutto, come stile, come trama, tutto. Non vedo l'ora di finire questo libro, anzi di iniziarlo perché ho solo letto un po'. E spettacolare, dentro c'è anche un dolcissimo bigliettino che mi ha lasciato. Davvero, io sono senza parole. E quindi questo è l'ultimo libro che vi mostro. Il mio mega gigantissimo boccone è finito. Cioè, ragazzi, vi vorrei far vedere un attimo perché. Cioè, scusate, devo. Cioè, bene, il video finisce qui. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che sono anche su Instagram. Con il nome di sissi-tube e ho anche aperto una pagina Facebook sempre sissi-tube. Iscrivetevi e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. Mi raccomando, abbiate cura di voi. Addio!